imprecisione davanti alla porta, insomma almeno in un paio di occasioni lo possiamo dire, e forse oggi anche nel palleggio qualche errore, ma insomma non credo che siano errori imperdonabili, però... E credo che l'analisi della partita bisogna farla un po' più profonda, nel senso che abbiamo avuto di fronte una squadra costruita per stare alta in classifica e per cercare di vincere il campionato. Noi l'abbiamo interpretata come l'abbiamo preparata in settimana, e bisogna analizzare anche il fatto che non abbiamo subito quasi niente. E credo che Agliana, Crema e Ravenna, e oggi sono quattro partite che non prendiamo gol. E abbiamo preso un gol con lo Scandicci per disattenzioni nostre. E credo che in questo momento bisogna dare atto che abbiamo una solidità e abbiamo una mentalità di squadra che ci sta portando dei risultati, soprattutto ci sta portando delle prestazioni, e credo che va evidenziato questo, perché il nostro obiettivo è chiaro, il nostro obiettivo inizio campionato era di valorizzare i giovani e di portare alla salvezza. In questo momento stiamo giocando alla pari, probabilmente anche di più per quello che abbiamo costruito oggi, perché abbiamo costruito palle e gol importanti. Il loro portiere credo che ha fatto almeno 2-3 interventi decisivi contro una squadra costruita per vincere, quindi credo che l'analisi debba essere più profonda, ma anche perché credo che i ragazzi abbiano fatto una partita come ben preparata in settimana, sotto tutti i punti di vista, mentale, agonistica, tecnica, tattica. Poi chiaramente l'episodio, l'errore fa parte di questo sport, e non voglio neanche evidenziarlo, perché credo che bisogna evidenziare la volontà, la voglia, l'applicazione che hanno messo questi ragazzi. È da quattro partite che non prendiamo gol, e credo che l'aspetto da sottolineare sia fondamentalmente questo, perché altrimenti perdiamo di vista quello che è il nostro valore, il nostro obiettivo, e credo che sia anche ingiusto per quello che stanno facendo i ragazzi. Ecco. Grazie.